Benvenuti nel mondo dei podcast della Verità. Buon ascolto. Sono Sergio Giraldo, scrivo per La Verità e questo è Mai Dire Blackout, il podcast della Verità che fa il punto su quanto è accaduto durante la settimana nel mondo dell'energia, della cosiddetta transizione ecologica e delle commodity, dando uno sguardo alla stampa internazionale. Il più ricco 1% del paese possiede metà della ricchezza del paese, 5 trilioni di dollari. Un terzo di questi viene dal duro lavoro, due terzi vengono dai beni ereditati, interessi sugli interessi accumulati da vedove e figli idioti. E dal mio lavoro, da speculazioni immobiliari. È una stronzata. C'è il 90% degli americani là fuori che sono nullatenenti, o quasi. Io non creo niente. Io posseggo. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato. E tu ne fai parte. La lezione di Gordon Gekko al giovane Bud Fox nel film Wall Street di Oliver Stone. Le notizie, le guerre, le carestie, il prezzo di uno spillo. È il libero mercato e tu ne fai parte. Bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Mai Dire Blackout. Cominciamo questa puntata parlando, come facciamo ogni tanto, di commodity agricole, in particolare di due elementi molto comuni nella nostra vita, ovvero il cacao e il caffè. Dopo aver iniziato l'anno a circa 4.200 dollari a tonnellata, il prezzo di riferimento giornaliero del cacao è salito alle stelle in poche settimane. Il 26 febbraio scorso ha superato i 6.000 dollari a tonnellata. Nel 2017-2022 il cacao è stato scambiato a livello di prezzo compreso tra i 2.000 e i 2.500 dollari a tonnellata, il che significa che i prezzi attuali sono il triplo della media di quei 5-6 anni. Il cioccolato, insomma, costerà di più, perché prima o poi questi aumenti sui mercati all'ingrosso arriveranno anche al consumatore. Che cosa sta succedendo? Beh, gli aumenti dei prezzi sono causati dal forte calo della produzione della maggior parte dei paesi produttori di cacao. El Niño ha causato condizioni estremamente umide nell'Africa occidentale, provocando malattie fungine nelle colture di cacao, che ostacolano la produzione e la raccolta delle fave di cacao. Questo impatto è molto pronunciato in particolare in Costa d'Avorio e in Ghana, che insieme rappresentano il 60% della produzione mondiale di cacao. Gli arrivi nei porti di cacao in Costa d'Avorio sono diminuiti del 32% tra l'inizio della campagna dei raccolti 2023-2024 e il 18 febbraio. Anche i coltivatori del Ghana avvertono di precipitosi cali della produzione. Le condizioni meteorologiche avverse stanno colpendo altri produttori di cacao in Africa, tra cui Camerun e Nigeria, nonché i principali produttori dell'America Latina, ovvero Ecuador e Brasile. Il calo della produzione in Costa d'Avorio, che appunto è il più grande produttore mondiale di cacao, potrebbe arrivare fino al 25% quest'anno. Esiste però un altro fattore che manterrà i prezzi alti. Infatti, a partire dal prossimo 30 dicembre, l'Unione Europea richiederà alle aziende alimentari europee che importano cacao in Europa di dimostrare che ogni frutto della pianta del cacao importato nel continente non ha contribuito alla deforestazione. Ciò significa tracciare il cacao dalla pianta coltivata sino al porto europeo di arrivo, un obbligo molto costoso per un settore che è già in tensione per via del calo della produzione e dei prezzi record.
Ma nessuna prova di provenienza significa nessuna vendita in Europa dal prossimo 30 dicembre. È una penalità molto significativa, dato che l'Unione Europea è il più grande acquirente di cacao della Costa d'Avorio e del Ghana. Ogni spedizione, in sacchi o sfuso, dovrà elencare le coordinate GPS delle aziende agricole in cui è stato coltivato il cacao, e tali informazioni dovranno essere poi caricate in un enorme database dell'Unione Europea. Il regolamento dell'Unione sulla deforestazione, o EUDR, copre anche l'olio di palma, il caffè, la soia, il legname e il bestiame, tutti fattori di disboscamento. La legge europea, che arriva a colpire anche soggetti che stanno in Amazzonia o in Africa o in Asia, si applica alle materie prime così come a prodotti secondari come ad esempio la pelletteria e i mobili ricavati dai legni. Se l'Unione Europea apprende che una spedizione ha violato la legge, le sanzioni includono multe, confisca o anche il divieto temporaneo di commerciare. Questo naturalmente crea un problema abbastanza urgente per il settore, poiché le fave di cacao impiegano circa 12 o 18 mesi dal momento del raccolto per arrivare in Europa, quindi il raccolto attuale deve già rispettare il regolamento, poiché arriverà in Europa dopo il 30 di dicembre. L'Unione Europea, insomma, si conferma per quello che è. Per quanto riguarda il caffè, invece, le previsioni sono che i prezzi dei future del caffè arabica e robusta presso la borsa ICE chiuderanno il 2024 al di sotto dei livelli attuali, nonché al di sotto dei prezzi medi del 2023. Questa almeno è la previsione di un pool di esperti intervistati dalla Reuters. I prezzi del caffè arabica quotati su ICE dovrebbero chiudere il 2024 a 165 centesimi di dollaro per libra, il che significa un calo del 9% rispetto ai prezzi di chiusura del 2023. E si prevede inoltre che i prezzi del caffè robusta finiscano l'anno a 2600 dollari a tonnellata, e cioè il 14% in meno rispetto al 2023. A gennaio i future sul caffè robusta hanno toccato i prezzi più alti da quando l'attuale forma di contratto è iniziato a essere negoziata nel 2008, ma rispetto a quel picco sono scesi di molto. I prezzi del caffè saranno messi sotto pressione nei prossimi mesi da prospettive di fornitura più favorevoli, con un saldo netto per il bilancio globale dell'offerta pari a 3 milioni di sacchi rispetto ai soli 0,6 milioni di sacchi dello scorso anno. Si prevede che la produzione di caffè del principale coltivatore, e cioè il Brasile, aumenterà a 69 milioni di sacchi nella stagione 2024-2025, rispetto ai 66 della stagione scorsa, e vedrà la produzione in Vietnam, che è il secondo produttore mondiale e il principale coltivatore di caffè robusta, balzare da 1,5 milioni di sacchi a 29,5 milioni di sacchi nel 2024-2025. Un fattore importante sul mercato è il passaggio dei modelli climatici nel prossimo anno da El Niño attuale a La Niña, probabilmente nella seconda metà dell'anno. El Niño è generalmente considerato più negativo per la produzione di caffè, poiché tende a provocare un clima più secco per i campi di robusta in Asia e un clima più caldo della media in Brasile. Lo spostamento dal Niño alla Niña potrebbe portare a condizioni meteorologiche più favorevoli per i raccolti di caffè. E veniamo ora all'anidride carbonica. Non parliamo però della molecola, ma del prezzo dei permessi di emissione della CO2. Il Financial Times di giovedì 29 febbraio ne parla con un breve ma significativo pezzo. Negli ultimi tempi le quotazioni dei permessi di emissione di CO2 nell'ambito dell'ETS, ossia il sistema europeo di scambio, si è dimezzato rispetto a un anno fa, scendendo a 52 euro a tonnellata. Il mercato è in eccesso di offerta, in parte a causa del calo delle emissioni del settore energetico, dove il prezzo è abbastanza alto da incoraggiare il passaggio dal carbone al gas. Ma il costo di emettere CO2 in Europa è crollato nell'ultimo anno, piantando così i semi di una futura crisi di questo particolarissimo mercato, se vogliamo chiamarlo mercato.
L'Unione Europea emette molta meno CO2, 1,2 miliardi di tonnellate quest'anno rispetto a 1,4 miliardi di tonnellate del 2022. Ma ci sono anche un sacco di quote in giro perché l'Unione Europea sta mettendo all'asta lotti extra per contribuire a pagare la transizione energetica. L'UE si è impegnata a ridurre la messa a disposizione di permessi ETS del 62% entro il 2030, il che dovrebbe già portare a una riduzione di 200 milioni di permessi disponibili entro il 2027 rispetto ad oggi. Va notato che gran parte della diminuzione delle emissioni europee è congiunturale e non strutturale, significa cioè che il calo delle emissioni è dovuto ad un rallentamento della produzione industriale e di quella manifatturiera in particolare. Se la produzione industriale dovesse riprendersi, le emissioni dovrebbero ricominciare ad aumentare. La maggior parte del resto delle emissioni ETS riguarda invece il settore energetico, cioè la produzione di energia, con una quota maggiore di generazione proveniente da fonti rinnovabili. Dati i prezzi bassi del gas, le centrali elettriche hanno ridotto la produzione a carbone, che emette più del doppio di quella a gas. Ma c'è anche un elemento ciclico: la minore domanda di elettricità è una conseguenza dei picchi di prezzo verificatisi nel 2022. La traiettoria di riduzione delle emissioni europee risulta essere per questi motivi abbastanza piatta. La quantità di CO2 emessa nel 2026-2027 dovrebbe cioè sostanzialmente essere all'incirca la stessa di oggi. Dato il calo obbligatorio della disponibilità di permessi, il mercato potrebbe quindi trovarsi ad essere corto per diverse centinaia di milioni di tonnellate di permessi di CO2. Gli attuali prezzi bassi del CO2 aggraveranno la prossima stretta, riducendo la pressione per investire in nuove tecnologie di abbattimento delle emissioni. Perché questo? Perché se il costo di emettere CO2 è basso, non c'è incentivo a non emettere e dunque a cercare altre fonti. Ecco perché l'idea dell'ETS europeo è quella di tenere sempre alti i prezzi della CO2. Questo però non sta avvenendo perché si sta verificando che governare un mercato in questo modo è pressoché impossibile, visto che le variabili in gioco sono molte e non tutte sono governabili. La volatilità di questo mercato è un esito non voluto da chi ha pensato lo schema ETS, dato che esso dovrebbe fornire segnali di prezzo adatti a incentivare progetti strutturali a lungo termine. La lezione che si può ricavare dall'attuale crollo dei prezzi è che il sistema è imballato e, così com'è, non riuscirà a dare l'impulso alla decarbonizzazione così com'era nelle intenzioni. E torniamo adesso ad occuparci dello spinoso caso del sabotaggio del gasdotto Nord Stream. La Danimarca ha abbandonato le indagini sulle esplosioni avvenute nel 2022 sui gasdotti Nord Stream che trasportavano il gas russo in Germania. Questo ha detto lunedì la polizia danese, diventando la seconda nazione a farlo dopo che anche la Svezia ha chiuso la propria indagine nelle scorse settimane. Ricordiamo che i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, che trasportavano gas sotto il Mar Baltico, sono stati messi fuori uso da una serie di esplosioni nelle zone economiche svedese e danese nel settembre del 2022, a guerra tra Russia e Ucraina iniziata. Le esplosioni sono appunto avvenute 7 mesi dopo che la Russia aveva lanciato un'invasione su vasta scala dell'Ucraina, che ha innescato una vasta gamma di sanzioni economiche e finanziarie occidentali contro Mosca. L'indagine ha portato le autorità a concludere che vi è stato un sabotaggio deliberato dei gasdotti. Tuttavia, la valutazione è che non ci sono motivi sufficienti per avviare un procedimento penale in Danimarca. Questo ha detto la polizia di Copenaghen in un comunicato ufficiale. La Svezia, all'inizio di febbraio, aveva già abbandonato le indagini sulle esplosioni, affermando in quel caso di non avere giurisdizione sul caso, ma di avere consegnato le prove raccolte agli investigatori tedeschi che devono ancora pubblicare i risultati della loro inchiesta. Il governo tedesco è ancora molto interessato ad andare a fondo delle esplosioni che hanno distrutto i gasdotti, ha detto lo scorso lunedì un portavoce di Berlino. L'anno scorso
Il governo tedesco ha dichiarato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di avere trovato tracce di esplosivo sottomarino su uno yacht a vela che potrebbe essere stato utilizzato per trasportare gli esplosivi e che subacquei addestrati avrebbero potuto attaccare gli esplosivi alle condutture. La Russia e l'Occidente, ai ferri corti sull'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 22, hanno puntato il dito l'uno contro l'altro per le esplosioni dell'oleodotto. Ma lunedì il Cremlino ha affermato che la situazione relativa alle indagini è quasi assurda, virgolettato. Da un lato c'è il riconoscimento del sabotaggio deliberato, ma dall'altro non ci sono ulteriori progressi, ha detto portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che la Danimarca ha rifiutato le richieste di fornire informazioni sulle sue indagini. La polizia danese ha affermato di aver collaborato con partner stranieri rilevanti e che l'indagine è stata complessa e completa. Ufficialmente quindi il mistero sul sabotaggio del Nord Stream resta e vedremo se e quando le autorità tedesche pubblicheranno l'esito delle proprie indagini su quanto accaduto. E visto che stiamo parlando di Russia, è d'obbligo un commento su una notizia giunta da Mosca proprio questa settimana. Il governo russo ha infatti ordinato un divieto di 6 mesi sulle esportazioni di benzina a partire dal 1 marzo per mantenere i prezzi interni stabili in un contesto di crescente domanda da parte di consumatori e agricoltori nazionali e per consentire il mantenimento delle raffinerie nel secondo maggiore esportatore di petrolio al mondo. Non c'è ancora il decreto pubblicato ufficialmente, ma la notizia viene data per certa dagli ambienti di Mosca. Per controbilanciare l'eccessiva domanda di prodotti petroliferi è necessario adottare misure che aiutino a stabilizzare i prezzi sul mercato interno, afferma una nota. I prezzi nazionali della benzina in Russia sono sensibili per gli automobilisti e per gli agricoltori del più grande esportatore di grano del mondo in vista delle elezioni presidenziali tra il 15 e il 17 marzo, mentre alcune raffinerie russe sono state colpite da attacchi di droni ucraini negli ultimi mesi. Russia e Ucraina hanno preso di mira le reciproche infrastrutture energetiche nel tentativo di interrompere le linee di rifornimento e la logistica. Le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas sono di gran lunga la voce più importante in export della Russia e una delle principali fonti di entrate in valuta estera per l'economia russa da 1.900 miliardi di dollari. La Russia sta già tagliando volontariamente le sue esportazioni di petrolio e carburante di 500.000 barili al giorno nel solo primo trimestre 2024 come parte degli sforzi dell'OPEC Plus per sostenere i prezzi dei combustibili. La Russia nel 2023 ha prodotto 43,9 milioni di tonnellate di benzina e ha esportato circa 5,7 milioni di tonnellate, cioè il 13% della sua produzione. Da quando vige l'embargo occidentale sui prodotti petroliferi russi, i maggiori importatori di benzina sono soprattutto i paesi africani, tra cui Nigeria, Libia, Tunisia e gli Emirati Arabi Uniti. Il prezzo della benzina in Russia, prestate attenzione, è di circa 60 centesimi di dollari al litro rispetto ai più di 2 dollari nell'Europa occidentale. Bene, è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e ci risentiamo la settimana prossima con Mai Dire Blackout. Se questo podcast ti è piaciuto, puoi seguire la serie sul sito della Verità all'indirizzo www.laverita.info/podcast.